Resta comunque il fatto che i tram, diciamo, non sono particolarmente rapidi negli spostamenti, anche perché questi sono limitati a 41 km orari, quindi già se ne arrivasse uno da 60 all'ora già è una bella differenza. Al netto del fatto che anche la strada lo dovrebbe permettere, solo che qui, da quello che ho visto, le strade che ha fatto Wernick, cioè solo questa, cioè, questa qua gigante che va a 60 all'ora, mi sembra un po' troppo grande. È brutta da vedere. Sono enormi, sono, cioè da 60 all'ora sono enormi. Anche qui andrebbe fatto qualche mod. Vabbè, prima o poi la farò. Ok, adesso seguiamo il treno, vediamo un po' un attimino come si spostano qua i viaggiatori. Allora, alle 8.03, 803, insomma, che dir si voglia, è stato un veicolo iconico perché forse un po' il capostipite dei convogli di tipo metropolitano, perché se si va a vedere a Napoli per parecchi anni era questa la metropolitana, avevano questo di convoglio, sembrava quasi progettato esclusivamente per loro. La particolarità dell'Ale 803 è che praticamente è direttamente imparentata con l'Ale 601, che ha molto più, diciamo, ha molta più storia dietro. L'Ale 803 in realtà, cioè, alla fine trasporto pendolare, che altro c'è da dire? Lo si può vedere anche dagli interni. Ma vabbè, io l'ho fatto molto semplice perché è una questione pure di dettaglio grafico, qua c'è da correggere un po' di cose su sti poggi a braccia. Era esclusivamente studiata per questo tipo di servizio. Dicevo, strettamente imparentata con l'Ale 601, ma realizzata in maniera molto più economica. Se per l'Ale 601 sono state studiate determinate cose proprio per quel treno, e in questo caso invece si è fatto tutto dal recupero, perché si vede anche i carrelli sono ottenuti da recupero di materiale più vecchio, perché sono direttamente collegati con quelli delle Ale 540, Ale 840, sono uguali praticamente, sono molto simili. Quindi almeno per le versioni iniziali sono stati recuperati carrelli da vecchie automotrici, carrelli che non sono stati utilizzati per realizzare vecchie automotrici, sono stati montati su queste che, diciamo, negli anni 60 erano moderne, quindi materiale di recupero. Ugualmente anche i motori di trazione mi sembra che sono meno performanti rispetto a quelli delle Ale 601, che se andiamo a vedere, no, 1048 no, dovrebbe essere più o meno la stessa cosa dell'Ale 601, solo che ecco, appunto per questione di economia avevano i sedili in vetro resina, una sola vettura motorizzata, eccola qui. Una sola motorizzata, perché quella di coda era semipilota, e per finire una marea di, cioè, la maggior parte dei treni hanno differenze l'uno rispetto agli altri, cioè non sono tutti uguali, appunto perché sono un po' rattoppati, se vai a vedere, perché ci sono serie con gancio automatico, serie con gancio tradizionale, cioè a seconda anche del tipo di treno costruito, ovvero o aggancio tradizionale o aggancio automatico, cambiava anche il frontale, cambiava la porta di accesso che poteva essere più piccola, più grande. Poi dopo le hanno modificate per mettere i vetri antinfortunistici, e quindi sono cambiati i vetri insomma, del macchinista, è cambiato il portellone frontale, la disposizione. Comunque, se andando a vedere delle foto su internet storiche, cioè, non ce n'è uno uguale all'altro. Questa foresta, come la chiama il gioco, dove vengono abbattuti gli alberi, non riesce veramente a soddisfare la richiesta di questa fabbrica di tavole, e quindi dobbiamo aiutarla a portare i tronchi. E i tronchi ce li sta portando il treno. Io nel frattempo, già che ci so, annullo completamente il debito a questo punto, così non dobbiamo più nulla alle banche, e da questo momento in poi insomma, non abbiamo più sperpero di soldi a vuoto. Tra l'altro
anche questa D341, anche la moda di queste locomotive andrà rivista, più che altro pure per sti flare, questi problemi che si vedono tra cabine imperiali, madonna quanti soldi, cabine imperiale, cose varie, quello è un problema legato a come è stato progettato il modello, ma si risolve con poco, e in ogni caso ho intenzione anche di migliorarne l'aspetto. Ecco qua, perfetto, ma adesso lo viaggio, quindi questa qua è destinata anche ad aumentare come rendita anche questa linea, quindi in questo momento qui secondo me non abbiamo grossi problemi, l'acciaio viene rifornito, viene insomma fornito regolarmente, la consegna delle parti meccaniche anche qui avviene regolarmente. Vediamo la domanda come siamo messi a... come se stiamo rispondendo bene alla richiesta, non stiamo, in realtà non stiamo nemmeno rispondendo bene alla richiesta, perché dovremmo consegnare ancora più cibo e molte più parti meccaniche per espandere la città. Andiamo di tram. Allora 1435, vediamo un po' come viene. Enorme, non mi piace. Così? Gigantesche, mamma mia, quanto sono grosse. Allora, quella standard, via. Tram track electric. Qui c'è questo problema dell'accesso che è stato fatto con lo scartamento ridotto. Quindi adesso aspettiamo un attimo che si allontani l'autobus, perché spesso e volentieri se bugga il gioco, se gli va a toccare le fermate mentre c'è qualcuno dentro. Quindi facciamo andare via un attimino il bibertino. Allora, pausa, configura, eliminiamo qui, ok, street access 1435, ecco qua. Deposito di tram sempre 1435. Magari tema romano qua, va, mettiamo un bel, facciamo partire subito uno standard che reputo uno dei più belli. Allora qui via via gli autobus li andiamo a eliminare man mano che si svuotano, quindi adesso questo fa il suo bel viaggetto, appena vedo che si è svuotato quasi del tutto vendo. Vediamo un po' se qui si svuota. Sì, qui si dovrebbe svuotare così del tutto. Via, vendere. Qui si svuota del tutto, mi sa. Via, a posto. Anche lui comunque porta, anche lui porta gente. Un unico tram sta facendo, al momento sta facendo lo stesso lavoro che facevano due autobus, attenzione, lo sta facendo anche bene. Io una cosa che volevo fare, che mi stava dando fastidio ogni volta a vederlo, anche se diciamo è bello, ma si addice poco alla situazione, a quello che potrebbe essere l'Italia, volevo vedere un attimino che ponti, perché ho scaricato, ho attivato delle mod di ponti, vediamo un attimino che cosa abbiamo. Allora io metterei un attimo in pausa e rifarei questo ponte, che io non ce la faccio più a vederlo così. Normale, mettiamo 140, così ci esce fuori. Vecchio tipo, catenaria, sì. Allora, questo ci limita a 90 all'ora. Questo dirò che non è male questo qua, però diciamo che è cosa che non mi convince. Questo quasi italiano, quasi. Questo qui è da vedere, vabbè, c'è tutte le... Questo è veramente carino. Vediamo un po' se c'è una tonalità un po' più... Mi sa che ci siamo, questo mi piace. Vai.
Qui si potrebbe anche portare altro grano a questa, all'impianto produttivo di cibo, con i camion, magari ho questa strada, allora dai. Ok, ci dice anche che condizioni di più veicoli sono brutte, quindi potremmo avviare un ciclo di manutenzione. Anzi, no, facciamo fare proprio avanti e indietro, nemmeno facciamo fare il giro. Proprio mettiamo alcuni camioncini che portino solo il grano, quindi ha senso unico. Trasporta il grano, sì. E uno così. Ok. Per il momento è tutto, nel prossimo episodio svilupperemo ancora collegamenti, infrastruttura ed espanderemo anche la rete.